assessori non sono abituato, non conoscete ad essere ipocriti. Ritengo, e l'ho detto in giunta, mi dispiace che tutti i contenuti della giunta non vengono verbalizzati, quindi è difficile ripetere le parole che ho espresso in quella sede, che mi è parso che l'atteggiamento che si è determinato nel corso degli ultimi mesi su questa vicenda, da parte in particolare dei due assessori che ho citato, sia stato un atteggiamento molto condizionato da fattori esterni ed estranei a questo processo di formazione dei due atti in questione. Perché in precedenza molti di coloro che hanno partecipato alle riunioni per, diciamo, la definizione dei contenuti di quei due atti ricordano atteggiamenti molto costruttivi finalizzati alla composizione di tante questioni che sono contenuti in quegli atti. No? Quegli atti contengono una miriade di questioni riguardanti il patrimonio personale e tutti gli assessori hanno delle riserve su questioni specifiche, così come immagino che il commissario De Feis avrà delle riserve su una serie di questioni specifiche, come immagino che le diverse sigle sindacali, anzi ne sono certo, le diverse componenti della rappresentanza sindacale hanno opinioni diverse su singole diverse questioni. Quello che si richiedeva, ritengo, si debba richiedere in un momento come questo è un atto, un atteggiamento di responsabilità in relazione a un atto che purtroppo di fatto adottiamo oggi, che sarebbe dovuto adottare qualche mese fa, e anche per questo parliamo di un atto irrinviabile, improrogabile, e oggi a questo punto inevitabile dopo questo lungo percorso, un atto che, sebbene perfettibile, potrebbe essere, cioè qualora non venisse adottato, produrrebbe e avrebbe prodotto, se non fosse stato adottato, avrebbe prodotto degli effetti molto negativi e ben più negativi delle controindicazioni che potrebbe presentare a parere di ogni singolo componente della giunta o di questo organo in cui stiamo discutendo. Detto questo, da parte mia vi è comunque il riconoscimento della solidarietà complessiva che fino ad oggi c'è stata sul progetto politico amministrativo che abbiamo portato avanti insieme. Certamente questo atteggiamento è un atteggiamento che nasce, aderisce in un rapporto ideale di collaborazione per appunto il contesto in cui si determina, per le ragioni che sono state rappresentate che non sembrano, diciamo, convincenti. Dell'atto, valuteremo nelle prossime settimane insieme, i due assessori compresi, se ci sono le condizioni per continuare questo rapporto di collaborazione, ma non sarà un mio atto di autorità, ma una valutazione, diciamo, collettiva, perché io ritengo e sono abituato in questo senso a lavorare in questo modo e si deve operare nella piena fiducia reciproca. Francamente, in queste settimane questo rapporto di fiducia in qualche occasione non si è manifestato appieno, quindi valuteremo insieme nei prossimi giorni da fase. Ripeto però, questo non significa che il lavoro svolto, il lavoro di programmazione che è condotto nel bilancio che dobbiamo discutere quest'oggi venga inficiato da questa decisione su un atto specifico, seppur importante, sicuramente enfatizzato perché adesso è stato attribuito un valore politico.